Vincenzo Santagata, candidato sindaco di Siamo Gricignano. È da circa 15 giorni, anche di più, che non si parla d'altro a Gricignano della situazione che vivono gli abitanti della cosiddetta zona NATO, ossia questi parchi residenziali che sono stati costruiti negli ultimi anni nei dintorni della base americana della US Navy. Ci sono dei residenti che lamentano questi disagi annosi, dovuti soprattutto alla mancanza di opere di urbanizzazione. Queste opere di urbanizzazione che doveva realizzare il consorzio per Gricignano, soggetto che ha costruito queste famose cooperative. Opere di urbanizzazione che sono state realizzate in parte, sulle quali a garanzia c'era quella famigerata polizza fideiussoria che non è mai stata escussa e che al momento è oggetto anche di un contenzioso giudiziario. Lei comunque ha avuto una breve esperienza di sindaco fino ad ottobre dello scorso anno. Ecco, fino a quel periodo la sua amministrazione che cosa ha fatto per risolvere quella situazione? Quella zona residenziale è nata a margine della US Navy Support Site ed è nata attraverso una convenzione fatta da un consorzio di imprese e il comune di Gricignano. Senza fare tutta la cronistoria, diciamo che questa convenzione prevedeva che quella zona residenziale venisse costruita in tempi certi e dava come scadenza ultima il 2012. Nel 2012-2013 è intervenuto poi il decreto del fare, ha prorogato di ulteriori 3 anni e nel 2015 si è arrivati poi alla scadenza definitiva di questo progetto costruttivo. Nel frattempo però il consorzio aveva comunque ultimato le abitazioni, si era preoccupato innanzitutto di ultimare le abitazioni, poi avrebbe dovuto ultimare le infrastrutture, le opere primarie e secondarie. Diciamo che avendo ultimato per primo le abitazioni, ha nel frattempo iniziato a vendere queste abitazioni a, ovviamente ai soggetti interessati. Quindi già dal 2008-2009 quella zona è cominciata ad essere abitata, con aspettative da parte delle persone che ci andavano là ad abitare di avere anche, oltre che i servizi primari e secondari, anche delle infrastrutture come una scuola, campo di calcio, campi di calcetto e tutte le altre come posso dire, infrastrutture che servono a rendere la vita più confortevole alle persone. Bene, il 2015 è scaduto il programma costruttivo, dal 2015 al 2018 la vecchia amministrazione ha cercato di intavolare dei discorsi con il consorzio, si è arrivati poi al punto che nel 2018, a ridosso delle vecchie elezioni, questi dialoghi sono risultati infruttuosi e quindi alla fine si è arrivati a la vecchia amministrazione, attraverso un legale nominato da loro, è arrivata a mettere all'incasso la polizza e poi iniziare un vero e proprio contenzioso per l'incasso. L'iscrizione al ruolo di quella causa è di aprile 2018, quindi praticamente a ridosso delle elezioni che sono state poi espletate a giugno 2018, quelle, le elezioni che hanno visto poi vittoriosa la mia compagine, quindi mi hanno visto diventare sindaco. Quindi quando noi ci siamo insediati a giugno 2018, ovviamente quello che si poteva fare in merito alla polizza era stato già fatto dalla vecchia amministrazione, quindi tentativo di escluderla e iscrizione al ruolo per effettuare il contenzioso nei confronti, diciamo, del consorzio. Non potevamo né fare un altro tentativo di escussione perché ormai quello era stato già espletato, né potevamo fare un'altra iscrizione al ruolo perché la causa era già stata, come posso dire, intentata nei confronti del consorzio, che ha chiamato poi ovviamente in solido le varie assicurazioni che hanno prestato le fideiussioni. Quindi diciamo che in linea di massima quello che si poteva fare era stato già fatto. Poi qua possiamo sviscerare tutte le nostre critiche sul fatto che si siano persi 3 anni, dal 2015 al 2018, per poter mettere all'incasso la polizza, ma questo è tutto un altro ragionamento. Sicuramente queste critiche vanno fatte, probabilmente l'amministrazione Moretti ha sbagliato, ha perso tempo, forse anche noi dell'opposizione avremmo dovuto pungolare ancora di più. Io ho fatto personalmente diciamo un paio di interrogazioni consiliari, però ovviamente questo non è bastato per risolvere questa questione. Quindi siamo arrivati al giorno, diciamo, al periodo della mia amministrazione con alcune questioni già poste in essere
e che a mio avviso non potevano essere assolutamente modificate. Non avrei mai consentito, durante il mio mandato elettorale, che è durato 4 mesi ma poteva durare anche tutti e 5 gli anni, non avrei mai consentito a chi che sia di interrompere quel giudizio per poter salvaguardare diritti che non fossero diritti degli abitanti della zona NATO, quindi dei nostri concittadini. Voglio ricordare poi che verso settembre 2018, in una riunione, venne l'avvocato del comune, l'avvocato Castillo, che ovviamente, come ricordo, era stato nominato dall'amministrazione Moretti, che si era impegnato con l'escussione della polizia, e ci venne a dire che aveva incontrato praticamente l'avvocato di parti avverse e il quale chiedeva un incontro con noi, col comune, per poter capire se c'erano le condizioni per poter sospendere o eliminare questo contenzioso, con l'impegno da parte del consorzio di ultimare i lavori. La mia risposta immediata fu subito quella di dire: noi non sospendiamo alcun contenzioso. Quindi loro avevano cercato una mediazione. Volevano cercare una mediazione, ovviamente mediazione che non poteva esistere. Però a me, io faccio il commercialista, sono in uno studio associato commercialisti e avvocati, mi hanno insegnato che quando la parte avversa chiede un incontro è sempre, come si dice, una buona abitudine, una buona consuetudine incontrarsi. E quindi io ho accettato l'eventuale incontro, ma che poi ovviamente non c'è stato, perché la caduta prematura dell'amministrazione non ha, come posso dire, maturato questi tempi per poter arrivare a questo incontro. Però mi feci subito carico di chiamare alcuni responsabili dei comitati della zona NATO per avvisarli che se avessimo fatto un incontro con dei rappresentanti del consorzio, io li avrei immediatamente sollecitati, invitati, e li avrei fatti partecipare a quell'incontro. Ripeto, quell'incontro non c'è mai stato e quindi praticamente non c'è stato nulla di fatto. La situazione si è fermata poi ovviamente al 26 ottobre ed è successo quello che è successo. Faccio un ulteriore excursus perché tutti quanti, anche gli abitanti di Tronato, anche il mio antagonista, il mio competitor alla fascia tricolore, ragiona fermandosi con la mente a quel famoso 26 ottobre. Diciamo che dal 26 ottobre ad oggi tanta acqua è passata sotto i ponti. Oggi c'è il commissario, il quale sta comunque monitorando questa situazione e comunque non ha potuto fare ulteriori atti, ma perché non c'è possibilità di fare ulteriori atti. In questa fase bisogna attendere l'esito del contenzioso, punto. Non ci sono altre questioni che possono essere poste in essere, nell'immediato, dico io. Quindi, nell'attesa del contenzioso, c'è poi chi, come gli abitanti della zona NATO, chiedono comunque interventi celeri, e c'è poi, lei prima citava il suo competitor, che in questi giorni ha avanzato una sua personale proposta. Secondo lui, per avere dei risultati più immediati, bisogna vincolare la cifra che poi arriverebbe nelle casse comunali dalla vendita del diritto di proprietà. Perché poi ricordiamola questa cosa, forse molti cittadini non la sanno. Quegli edifici della cosiddetta zona NATO sono stati realizzati in diritto di superficie, quindi chi ha comprato quegli edifici non ha al momento la proprietà, giusto? Sì, in realtà ha la proprietà del diritto superficiario, non ha la piena proprietà, perché la nuda proprietà, chiamiamola nuda proprietà per fare più velocemente, per dirla in maniera più veloce, è nella proprietà, nel diritto di proprietà del comune, dell'ente. Quindi se un abitante di quella zona, di quelle abitazioni, volesse acquisire la piena proprietà della casa in cui abita, che ha acquistato, dovrebbe fare una richiesta al comune e chiedere di acquistare anche la nuda proprietà di quell'abitazione. Il cui valore poi viene calcolato dall'UTE, chiariamolo, questo viene calcolato, sì, in base ai valori di mercato corrente. Assolutamente sì. Diciamo che ad oggi è valida una delibera di consiglio comunale fatta nel 2008 dall'amministrazione Lettieri, in cui valutava quel diritto di nuda proprietà, chiamiamolo così, in circa 14.000 euro. Siccome al comune non sono pervenute richieste di acquisto della nuda proprietà, quella delibera di consiglio comunale non è stata mai aggiornata. Certamente se arrivassero oggi delle richieste di acquisto della nuda proprietà,
il comune si dovrebbe attivare e fare una nuova valutazione per capire se quel valore è ancora congruo o se nel frattempo si è abbassato. Quindi, come lei diceva, i proprietari di quegli appartamenti che volessero anche riscattare la nuda proprietà dovrebbero fare una richiesta. Una richiesta che però può essere fatta, se non sbaglio, entro 99 anni dalla costruzione, giusto? Certo. Quindi non sono tenuti a pagare questa differenza, chiamiamola così, immediatamente o su richiesta del comune. Però diciamo che in teoria il comune vanterebbe un certo credito nei confronti di questi affittuari, di questi proprietari di appartamenti. Qui mi viene da sorridere, perché è semplicemente un credito potenziale, non è un credito certo, liquido ed esigibile. La proposta di Lettieri, mi scusi se la interrompo, ecco, appunto, in virtù di questo credito potenziale, però Lettieri dice: utilizziamo questo potenziale credito vincolandolo per realizzare delle opere di urbanizzazione. Qui però un vincolo che ovviamente credo sia sottointeso sia su tutto il bilancio generale dell'ente comunale. Mi viene da sorridere, perché un candidato sindaco che si pone all'attenzione dei cittadini si dovrebbe proporre con proposte serie, fattibili, e soprattutto non dovrebbe vendere l'aria fritta. Una proposta del genere è innanzitutto, dal punto di vista della finanza pubblica, un obbrobrio, diciamocelo tutto. La normativa prevede che il testo unico sugli enti locali, ovviamente intendo, prevede che si possa appostare in bilancio, nel bilancio dell'ente, un credito solo se è certo, liquido ed esigibile, non certamente un credito potenziale, e può spendere l'ente solo, adesso ai sensi della nuova normativa che ha portato in vigore l'armonizzazione degli enti pubblici, può portare a spendere da parte dell'ente soltanto somme che già sono incassate. Allora, la domanda che vorrei fare io al mio competitor: che cosa puoi vincolare in bilancio? Che cosa c'è da vincolare? L'aria fritta. Se i cittadini della zona, chiamiamola così, zona NATO, non fanno le richieste all'ente di acquisire il pieno diritto di proprietà, quindi anche di acquistare la nuda proprietà, e non pagano questi soldi al comune, tu non avrai mai le somme necessarie da poter mettere in bilancio per poterle vincolare, come dice lui, che poi è un termine che in tutta onestà non esiste nemmeno nel gergo della finanza pubblica, ma comunque lasciamolo passare, gergo corrente, vabbè. Però voglio dire, tu non avrai mai le somme da poter appostare in bilancio e da poter spendere. Poi c'è un'altra questione ancora, ecco perché dico che bisogna essere seri con i cittadini e bisogna raccontare la verità, perché poi, una volta vinte le elezioni, tu ai cittadini, a quelle cose che gli hai raccontato, devi fare seguito con le azioni, e in questo caso il seguito con le azioni non potrà mai essere fatto, perché, dicevo, anche nel caso in cui si arrivasse ad avere un numero congruo di cittadini che vogliono acquistare la proprietà, pagassero tutti quanti, quindi diciamo anche in un tempo celere, diciamo in un anno pagassero, e tu avessi i fondi e li potessi mettere in bilancio, staresti rischiando di fare anche un danno erariale all'ente, perché stai utilizzando delle somme libere che sono entrate nel bilancio per fare delle spese che in realtà non è tenuto l'ente a fare, ma è tenuto un terzo, un privato, in questo caso il consorzio. Quindi, in che modo potrebbe arrivare alla conclusione di questa, diciamo così, situazione? Ecco perché si tratta, come dicevo prima, semplicemente di aria fritta. Lettieri dovrebbe essere serio e dire che di questa questione non ha capito nulla. Allora potrebbe essere apprezzato, ma non solo da parte mia, sarebbe apprezzato anche dai cittadini che lui vorrebbe rappresentare, e credo che in questo modo non li rappresenterebbe. Anche se vincesse le elezioni, non li potrebbe mai rappresentare, perché è sotto gli occhi di tutti, sta facendo una proposta che è improponibile, indecente, quasi indecente, chiamiamola indecente. Bene, quindi per lei la proposta di Lettieri è improponibile, diciamo addirittura una proposta indecente. Perfetto. E allora qual è la sua proposta concreta, fattibile, per risolvere il problema dei disagi nella zona NATO e per realizzare queste benedette opere di urbanizzazione una volta per tutte? Allora, guarda, il video, seppur breve, il video del mio competitor, seppur breve, voglio dire, è stato pieno di autogol,
chiamiamoli così, ha prestato il fianco a tantissime critiche, non solo da parte mia, ma anche da parte dei comuni cittadini, l'abbiamo visto anche su Facebook, no? In quella fase, parlando della zona NATO, lui ha omesso di dire, è ovvio che sono due questioni diverse, ha omesso di dire che c'è un'altra questione pendente importante nei confronti, questa volta però della Mirabella, non ovviamente del consorzio, che il comune di Gricignano ha un credito di circa 8 milioni nei confronti della Mirabella per tasse arretrate. Queste tasse sono IMU, TASI e TARI. Quasi come se avesse paura a nominare Coppola. Io non ho paura a nominare Coppola. Coppola come Mirabella, deve al comune di Gricignano 8 milioni di euro circa. Diciamocelo apertamente. Di questi 8 milioni, circa quasi la metà, poco meno della metà, circa 3 milioni, 3 milioni e mezzo, sono IMU. IMU, una parte di IMU corrente, un'altra parte sono IMU di anni arretrati. Questo significa che il comune di Gricignano, se facesse un'opera di forzatura su Coppola, sulla Mirabella, riuscisse ad incassare in tempi celeri questi 8 milioni e riuscisse ad incassare l'IMU, soprattutto l'IMU arretrato, quell'IMU sono poste libere che possono essere utilizzate nell'immediato. Non dovremmo aspettare i cittadini che comprano il diritto di superficie. Potrebbe essere utilizzato nell'immediato per effettuare ovviamente una parte di quelle opere che servono a completare il piano costruttivo. Dico una parte perché? Perché anche in questo caso bisogna stare attenti a non incorrere in quello che io prima dicevo, il danno erariale, cioè utilizzare insomma, somme del bilancio comunale per andare a fare spese che in realtà dovrebbe fare un terzo. È ovvio che prima di procedere bisogna utilizzare tutte le cautele di questo, del caso, come per esempio procedere in danno, quindi attivare la questione in danno nei confronti del consorzio, dopodiché quando il consorzio non procede si può provvedere a effettuare queste lavorazioni, ma ovviamente non voglio vendere aria fritta come il mio competitor, ovviamente qui parliamo solo delle opere strettamente necessarie a completare il piano costruttivo, quindi fognatura, strade e illuminazioni. Anche perché 8 milioni da recuperare nel giro di pochi mesi credo sia impossibile. È un po' complicato, ma anche perché il nostro comune ha comunque altre deficienze, non è soltanto la zona NATO. Non dobbiamo dimenticare che certamente la priorità sarà quella zona perché è quella completamente abbandonata, ma non dobbiamo dimenticare che il comune di Gricignano è 18 km quadrati, non è soltanto quella zona. Ci sono tantissime emergenze sulla rete idrica, sulla rete viaria, anche del comune di Gricignano, nella zona industriale, non la dobbiamo dimenticare. Quindi non voglio raccontare ai nostri concittadini delle fesserie. Diciamo che quella sarà sicuramente una priorità, ma non dobbiamo abbandonare il resto del comune. Abbiamo il centro sportivo Falciano che deve essere ripristinato, la villa comunale, voglio dire, tantissime situazioni che anche le strade del centro storico se mi consente anche quelle, quindi voglio dire, dobbiamo cercare di essere anche bravi mediatori per cercare di risolvere in maniera come posso dire bilanciata un po' tutti i problemi, non soltanto di una parte dei cittadini in danno degli altri. Questo poi significa essere una buona amministrazione. Ma scusi, questi dei Coppola, gli 8 milioni, sono crediti già esigibili, giusto? E certo che sono crediti già esigibili. Pertanto, in virtù di questo, nel caso che non volessero versare questi tributi a cui sono dovuti, lei come sindaco eventualmente che cosa farebbe? Quindi procederebbe a dei pignoramenti? Pignoramenti immediati. Già ci eravamo attivati durante la mia amministrazione per portare avanti dei pignoramenti. È ovvio che Altre somme possono essere pignorate non soltanto sui conti correnti, ma possono essere pignorate anche direttamente presso i loro affittuari. Perché non dimentichiamo che la Mirabella intanto deve dei soldi al comune, in quanto ha affittato tutta la cittadella US Navy agli americani, i quali pagano fior fior di quattrini come canone di affitto alla Mirabella, e da quell'affitto dovrebbe essere poi scorporato l'imposta per il comune. E non si capisce perché queste imposte al comune non arrivano. Quindi attivarsi immediatamente, o pagano i Coppola oppure farsi pagare dagli americani. C'è poco da girarci intorno. E poi si attende la polizza, perché c'è pari a 5 milioni e mezzo di euro. Circa 5 milioni e mezzo, certo, bisogna attendere la polizza. Io sono convinto che il contenzioso sarà
lungo. Anche su questo bisogna essere seri e non dire fesserie ai nostri concittadini. Il contenzioso sarà lungo perché iscrizione al ruolo aprile 2018, prima udienza giugno 2019. Quindi significa che se tutto va bene ci vorranno tra i 7 e i 10 anni per portare a termine questo contenzioso, per come la vedo io. Quindi siamo seri, diciamoci le verità innanzitutto a noi stessi e poi ai nostri concittadini, non li prendiamo in giro. Quindi secondo le sue previsioni, quando si potrebbe iniziare a realizzare qualche opera di urbanizzazione? Mettiamo che lei venisse di nuovo eletto sindaco, quindi da giugno prossimo in poi, più o meno quali sarebbero i tempi per procedere a... Speriamo che non siano pignoramenti, ma che siano versamenti volontari da parte di chi deve questi tributi arretrati al comune. Però più o meno i tempi, secondo lei, quali sarebbero? Allora, la procedura è questa. La prima cosa da fare è acquisire a patrimonio comunale quelle strade, perché adesso sono ancora del consorzio. Il comune non è ancora proprietario di quelle zone, quindi in teoria non potrebbe nemmeno intervenire oggi. Quindi la prima cosa è fare questo. Dopodiché, una volta acquisite a patrimonio dell'ente le strade, ecco che si può procedere a, diciamo, a tutta quella che è la parte conseguenziale. È ovvio che se il consorzio pagasse in maniera volontaria subito, bisognerebbe semplicemente procedere agli appalti, quindi i tempi sarebbero molto più celeri. Dovendo procedere con i pignoramenti, io credo che passerebbe almeno un anno. Quindi, perché tra pignoramenti, i pignoramenti funzionano in questo modo: si fa il pignoramento, bisogna attendere 90 giorni. Se la persona a cui è stato fatto il pignoramento, non la persona, in questo caso l'ente, questa parte di non si oppone, allora si può procedere subito all'esecuzione del pignoramento. Se invece si oppone, si va di nuovo in contenzioso. Quindi bisogna attendere l'esito del contenzioso. Mediamente su un pignoramento il contenzioso è abbastanza veloce. Diciamo che nel giro di un anno si porta a termine. Quindi un anno per portare a termine il contenzioso dei pignoramenti, dopodiché si può procedere a indire la gara e a fare tutte le altre questioni. Ma l'atto prodomico che si deve fare prima di portare tutto, come dicevo prima, è l'acquisizione a patrimonio comunale di tutte quelle strade. Insomma, entro un anno si potrebbe iniziare a vedere qualcosa. Sì, sì. Questa è la sua proposta. Quella del suo competitor invece? Aria fritta, ripeto, aria fritta. Non si possono inserire in bilancio somme che non siano crediti, che non siano certi, limiti ed esigibili. E non si possono spendere somme che non siano già entrate sul conto corrente, lo ripeto. Quindi, in che modo vincolare che cosa? Io non l'ho ancora capito, ce lo dicessi. Cosa vuoi vincolare? Voglio essere caustico, mi perdoni, Sant'Agata. Lei ha interessi personali insieme alla sua famiglia nel consorzio per Gricignano? Perché le faccio questa domanda, ovviamente. Ho già sorrido. Non per cattiveria, le faccio questa domanda perché? Perché il suo competitor, nell'ultimo video che ha pubblicato, ha divulgato un documento risalente al 2014, se non sbaglio, in cui sua sorella Emilia Sant'Agata, che esercita la professione di avvocato, rappresentava in una riunione del consorzio per Gricignano, di cui parlavamo prima, una delle società consorziate, che è la COGIM dell'ingegner Spezzaferri. Qual è stato il ruolo di sua sorella? Qual è il ruolo di sua sorella in questa vicenda? Mi viene da ridere, come dicevo, perché il mio competitor è caduto anche su questa questione, sulla classica buccia di banana. Poi dopo magari spiegherò meglio che cosa voglio dire con questa affermazione, però nel frattempo voglio spiegare quali sarebbero le interessenze della mia famiglia in questa questione. L'unica interessenza che noi avremmo, tra virgolette, è che mia sorella, che è un avvocato, è stata incaricata dalla COGIM di difenderla in un praticamente contenzioso tra la COGIM e il consorzio. Quindi, se questo dovesse essere motivo di ingerenza, potrebbe tranquillamente rinunciare al proprio mandato e quindi praticamente liberarmi da questa interferenza, chiamiamola così. Ma vogliamo eventualmente parlare di ingerenze o vogliamo parlare di interessenze tra la parte pubblica e diciamo così il consorzio, allora dovremmo andare un pochettino più indietro. Io direi che Lettieri ovviamente il candidato sindaco dimentica che quando era sindaco il padre c'era un suo assessore che all'epoca faceva il tecnico, quindi era un geometra,
che ha curato tutti gli espropri e tutta la fase dei frazionamenti sia del consorzio e sia della US Navy, e per quel lavoro espletato non è stato ancora finito di pagare. Allora oggi è candidato con lui il figlio. Se interferenze ci dovessero essere, questo è il filo conduttore che lega la vecchia amministrazione, o meglio uno dei fili conduttori che legano la vecchia amministrazione Lettieri, Moretti con il consorzio, con i Coppola. Se volesse eliminare questo, come possiamo dire, questa interferenza, allora dovrebbe essere il padre del suo candidato a dover rinunciare non solo all'incarico ma anche ai soldi che deve ancora avere, oppure dovrebbe essere più serio Lettieri a non candidare questa persona. Quindi, a prescindere da questo scenario che mi ricorda un po' House of Cards, non so se la conosce, la famosa serie di Netflix, cosa vuole dire in chiusura agli abitanti della zona NATO? Beh, io direi, valutate quello che io ho detto in questo video, valutate quello che ha detto Vittorio Lettieri nel suo video, praticamente niente. Io sicuramente sarò dalla parte dei cittadini di Gricignano, dalla parte dei cittadini che abbiano detto la zona NATO, se non altro perché in quel programma costruttivo, come dicevo a qualche concittadino con cui ho chiacchierato, ci ho creduto prima io sono proprietario insieme a mia sorella, insieme a mio fratello, sono proprietario di alcuni immobili che si trovano in quella zona. Mia sorella addirittura ci abita, quindi abita nel Parco Mirabella, quindi noi ci abbiamo creduto al pari loro. E quindi è il nostro interesse, non soltanto dal punto di vista personale, ma comunque dal punto di vista di senso civico, di portare a termine questo programma costruttivo nel più breve tempo possibile.